Ciao! In questo video analizzeremo l'uso delle MetaStrip. Abbiamo visto nel terzo video di questa serie che il numero di canali o tracce disponibili in Blender VSI è limitato a 32 e avevo anticipato che questo limite è in qualche modo aggirabile, ora vedremo come. La MetaStrip è il raggruppamento di un numero arbitrario di strip all'interno di una singola striscia. Questo, oltre a risolvere il limite sul numero di tracce disponibili, può avere dei benefici ulteriori, tipo la comodità di applicare ad un gruppo mirato di strip un particolare effetto, al miglioramento visivo in termini di pulizia del sequencer a livello grafico e una riduzione del rischio di sfasamento tra un gruppo di clip che vogliamo mantenere tali. Partiamo dalla quarta ipotesi e raggruppiamo la striscia video e audio del film Spring. Quindi, dopo averli selezionati, scegliamo dal menu Strip, Make Meta Strip, o con la scorciatoia Ctrl-G. Ora saremo in grado di trattare la Meta Strip come qualunque altro oggetto, praticando dei tagli e ridimensionamenti. Se vogliamo invece editare ogni singola striscia al suo interno, dopo averla selezionata, premiamo Tab ed applichiamo le modifiche. Concluse le modifiche, ripremiamo Tab per uscire dall'editing. Dobbiamo tenere presente che le variazioni sono esclusive di quella striscia. Nel caso volessimo separare due o più strip raggruppate, una volta selezionata la meta strip, premere Ctrl più Alt più G. Ora le strisce non sono più raggruppate. È possibile inoltre fare delle meta strip dal raggruppamento di altre meta strip. Come detto poc'anzi, potremo aver necessità di applicare lo stesso effetto ad una serie di clip. Vediamone un esempio. Potremmo decidere di usare le MetaStrip anche solamente per rendere più pulito e comprensibile il sequencer.